E passiamo all'ampia pagina dedicata al decreto milleproroghe che, come avete ascoltato, ha cancellato i fondi derivanti dal bando per le periferie. La decisione è stata aspramente criticata dal Consiglio Comunale di Campobasso, che si è riunito oggi in seduta straordinaria. Invitati ad intervenire soprattutto i parlamentari molisani. Vediamo. La vicenda del bando delle periferie urbane e della decisione attraverso il decreto milleproroghe del governo Conte di bloccare ogni finanziamento sembrava aver trovato un punto di snodo la settimana scorsa, quando il primo ministro aveva promesso ai vertici dell'ANCI di riaprire il tutto e tornare a rifinanziare gran parte dei progetti. La questione ha avuto soltanto dopo pochi giorni un risvolto molto negativo che ha portato al disaccordo dell'ANCI, la cui delegazione ha abbandonato la conferenza unificata dichiarando la sospensione delle relazioni con il governo. Da questo fatto registriamo le opinioni degli onorevoli Giuseppina Occhionero ed Antonio Federico, invitati alla seduta monotematica del Consiglio Comunale di Campobasso. A malincuore dobbiamo ammettere che è stata un'altra occasione persa da parte del governo. Avremmo potuto con questi soldi consentire ai nostri comuni di riqualificare le periferie, di avvicinarle ai centri urbani, di rivitalizzare quel tessuto sociale, economico e culturale di cui abbiamo fortemente necessità per ripartire, per rilanciarci nel territorio nazionale. E poi sarebbe stata un'ottima occasione, secondo me, anche per mettere benzina nel carburante delle nostre aziende, che avrebbero potuto impegnarsi anche per una crescita occupazionale sul nostro territorio. Sicuramente la volontà politica è quella di mantenere l'impegno assunto con ANCI la settimana scorsa, ovvero riaprire la possibilità affinché la conferenza delle regioni possa dare il parere favorevole che già tra l'altro ha anticipato all'utilizzo di quel fondo, così come richiesto da una pronuncia della Corte Costituzionale con numero 74 del 2018 di fine luglio. Questo significherebbe riuscire a mantenere in piedi quel principio di leale cooperazione tra enti territoriali e Stato e far salvi i progetti. Sicuramente verrebbero fatti salvi i progetti esecutivi alla data del 15 settembre. I progetti già avviati, potranno continuare ad essere tali. Quei progetti per i quali le convenzioni sono state già stipulate, i cantieri già aperti, ovvero i primi 24 classificati nella graduatoria nazionale, sono già stati confermati dal milleproroghe. Gli altri invece che al 15 settembre hanno la progettazione esecutiva, tra cui gli orti urbani e le piste ciclopedonali per Campobasso, verrebbero confermati da questo nuovo decreto qualora dovesse ripartire questo percorso con ANCI, ma ripeto, la volontà del governo c'è tutta, e gli altri sei rientrano nell'ambito di quelli che verrebbero riapprovati con il parere delle regioni coinvolte.